sono tutta una serie di servizi per cui mentre tutti quanti si divertono, la formica invece lavora. Sappiamo che il servizio delle transenne, del transenamento, che è normalmente dedicato alla viabilità e quindi alla delimitazione delle vie in ottemperanza alle ordinanze di viabilità, è stato, diciamo, è un servizio che è stato di recente evoluto, si è un po' ingrandito, anche estendendosi alle necessità delle feste, che a Rimini, come sappiamo, sono veramente tante. Come la formica è impegnata in queste tipologie di servizi? Di quanti servizi stiamo parlando e soprattutto che tipi di servizi sono? Come dicevi te, i servizi delle manifestazioni negli ultimi 2 anni sono quasi raddoppiati. Questo vuol dire che se prima in questi servizi impegnavano una squadra, al massimo due, adesso arriviamo per le grandi manifestazioni come Molo Street Parade, come Notte Rosa, fino a 6-8 squadre in contemporanea. Questo vuol dire che si impegnano a ogni squadra un mezzo, 6-8 mezzi in contemporanea per le grandi manifestazioni. Per le manifestazioni piccole, da 1, 2, 3 squadre con 3 mezzi. La squadra è formata da 2 persone. Sì, perché alcune squadre spostano, aprono le strade, chiudono le strade che sono state già transenate, quindi non hanno bisogno di trasportare le transenne. Alcune squadre trasportano, montano, posizionano, raccolgono le transenne e la segnaletica. Quindi praticamente fra di loro c'è qualcuno che ha una ordinanza in mano e dirige, diciamo, il posizionamento dei segnali, e altri invece che invece le trasportano e aiutano semplicemente a movimentare questo materiale. Di quante persone stiamo parlando, Cebane? E soprattutto di questi, quanti eventualmente sono inseriti con percorsi, diciamo, di tutoraggio, di svantaggio? 50% delle persone che si impegnano per questi servizi sono dei svantaggiati, anche perché sono servizi delicati, ma nello stesso tempo non impegnano dei sforzi maggiori per spostare delle transenne, quindi riusciamo facilmente a inserire delle persone svantaggiate. Ovviamente c'è un responsabile con l'ordinanza che la legge interpreta con Antea insieme, perché è un lavoro molto complesso a chiudere delle strade, aprire dove l'errore non ci sta, perché sennò succedono degli incidenti o la viabilità è molto importante, a rispettare la segnaletica. Poi ci sono i capi squadra che anche loro fanno il loro pezzo, e poi ci sono le piccole squadre, come dicevo, da due, che possono solo eseguire quello che le si dice di fare, aprire e chiudere nei certi orari con delle indicazioni molto precise. Come reagiscono i ragazzi? Perché qui chiaramente si lavora in orari disagiati, di notte, si lavora quando gli altri si divertono. Riesci a trovare le persone che fanno questi turni, lo fanno volentieri, fai fatica, cioè come funziona? Alcuni lo fanno volentieri, alcuni no, anche non solo il fatto dell'orario che è notturno ed è quando, come dici te, alcuni si divertono, ma anche per il fatto che sono dei lavori da 2-3 ore, posizionamento, vai a casa, dormi, ritorni 2-3 ore, sono degli orari molto... Maurizio, questi servizi notturni che svolgete ai margini delle manifestazioni, no? La formica è impegnata, abbiamo già visto con il direttore, anche in maniera importante, ai margini delle manifestazioni, eccetera. Che tipo di impegno danno voi lavoratori? L'impegno è quello di orari strani. In pratica orari non ce ne sono, perché può essere la mattina presto, il pomeriggio, la sera, la notte. In pratica puoi partire al mattino alle 4, arrivi al pomeriggio alle 7, arrivi alla sera a mezzanotte.
quindi non hai degli orari, e la difficoltà un po' sta in quello, nel senso che potresti essere impegnato tutto il giorno a orari diversi. E in più la difficoltà, soprattutto di notte, sta quando devi cambiare della viabilità, nel senso che di notte è ancora più difficile e tra virgolette pericoloso, perché comunque di notte sei poco visibile, cambiare magari dei sensi di marcia di notte quando la gente comunque è abituata a percorrere magari una via in un certo senso, cambiargliela diventa pericoloso per te, perché lavori con del traffico che ti viene normalmente in un senso, e per gli utenti che di punto in bianco si trovano la viabilità cambiata, abituati in un certo modo, delle volte gli devi dire te di stare attento perché guarda, certo, è cambiato il senso di marcia, e un po' la difficoltà sta anche in quello, e la pericolosità. E quindi da parte nostra ci deve essere un occhio in più a fare il lavoro fatto bene, perché comunque se sbagli qualcosa rischi di magari di far incontrare due camion, due macchine, e può succedere anche un incidente. E quindi sta a noi essere attenti che questo non avvenga. Ti ritrovi a lavorare quando tutti si divertono, a parte quello, però diventa la difficoltà maggiore, sta muoversi magari dove già c'è della gente raggruppata e te devi muoverti con dei mezzi in mezzo a questa gente, perché comunque poi la gente non pensa a te che stai magari lavorando, loro sono lì per divertirsi, giustamente, e sta a te quindi fare molta attenzione anche alle persone che hai attorno per fare che non succeda niente di, certo, di grave o che succeda qualche incidente. Okay. Qua, ti chiedo, quanto è importante in questi tipi di servizi rispettare alla lettera le procedure di sicurezza, indossare i DPI, tutto quello che riguarda insomma la... È molto importante, molto importante, perché te devi essere sempre molto visibile, e poi anche la sicurezza per chi ti sta attorno, perché se te non stai attento a chi ti è attorno e pensi solo al lavoro che stai facendo, rischi di far male a qualcuno. Quindi la sicurezza tua, ma anche la sicurezza degli utenti, delle persone che ti stanno attorno, che magari vengono per godere di quella festa o di quella manifestazione. Diciamo che normalmente nelle feste normali, quelle, dai, noi diciamo normali, di medio livello sono due persone, poi arriviamo ad essere magari delle volte anche 4, 6, 8 persone a seconda di quanto è grande quell'evento. Ad esempio per la Notte Rosa siamo arrivati ad essere in 8, in eventi importanti arriviamo ad essere anche 4 squadre, sempre di due persone, perché comunque si tende sempre ad andare via in coppia per avere maggiore sicurezza. Ti sei abituato ormai a lavorare mentre tutti si divertono? Sì, diciamo di sì. Non ti fa più niente? Non ci faccio più caso. Non ci fai più caso. Tante volte mi dicono sei sempre in mezzo alle feste, io dico no, sono nelle feste quando è il momento di lavorare, perché durante la festa non ci sono, sono a casa. Sì, ti diverti dopo, te, diciamo. Esatto. Quando gli altri lavorano magari. Quando no? È finita, mi diverto. Perché so che anche quella è andata e è andato tutto bene, soprattutto quando va tutto bene, che normalmente è così, e quindi siamo contenti e ci divertiamo lì. In questi ultimi anni, quando anche parliamo di temi importanti come la globalizzazione o gli attentati che ci sono in giro per il mondo, che il nostro lavoro è cambiato, perché adesso a margine di tutte queste feste importanti, che sia la festa di San Giovanni, che sia la festa del Borgo, che sia la Notte Rosa o Capodanno, è chiaro che uno dei lavori che noi facciamo è quello di mettere in sicurezza le strade intorno per bloccare il traffico, e non è adesso oggi solo il blocco del traffico, ma anche messa in sicurezza appunto di quel pezzo di città, perché comunque ci sono poi tante persone che accedono e quindi c'è il rischio, no, di, voglio dire, abbiamo visto in questi anni anche dei camion che sono entrati della sicurezza stradale, camion che sono entrati e hanno falciato persone durante le feste, e quindi noi abbiamo questo lavoro che c'è aumentato, ed è un lavoro particolare perché è un lavoro che va chiaramente dietro gli orari delle feste, quindi c'è tutta una preparazione prima della festa con la chiusura della strada, c'è la gestione della festa, perché come sapete le feste poi sono sul pomeriggio tardi, quindi di giorno la viabilità deve tornare anche
normale, quindi si aprono e si chiudono delle strade, altre rimangono chiaramente chiuse per tutto il periodo, e poi alla fine della festa noi andiamo anche a riaprire tutta la viabilità, quindi portiamo via tutto il transennato, e poi in realtà subito dopo interveniamo anche per pulire con i nostri servizi, visto che molte di queste feste sono nel centro storico e noi svolgiamo servizi principalmente lì, quindi sia con le spazzatrici e sia con la raccolta dei rifiuti. Per farla breve, raccontavo quella sera, io sono andato poi a casa, ma che dopo poco sarebbero intervenuti i nostri soci, lavoratori e dipendenti, circa in 10 persone in poche ore, perché comunque fra i servizi di raccolta, i servizi di spazzamento e i servizi di togliere le transenne, è chiaro che c'è diverse persone che devono... È curioso che magari quando si pensa all'estate, al divertimento, alle feste, c'è comunque qualcuno che fa dietro anche un lavoro, diciamo, più operativo, non diciamo sporco, ma che però che permette che tutto funzioni perfettamente.